disturbo interessa l'equilibrio, la regolazione del tono dell'umore. È un disturbo che in genere provoca delle oscillazioni importanti dell'umore. Umore che può passare da momenti di depressione, di tristezza profonda e a stati di euforia e di mania. È appunto l'oscillazione fra questi due poli dell'umore che dà il nome alla patologia stessa. Legate in genere a circostanze esterne, ma non necessariamente, perché sono anche interne, da stati d'animo che sono indipendenti dalla situazione esterna, senza dei motivi apparenti. Se i due poli dell'oscillazione sono troppo distanti tra loro, siamo nell'ambito del disagio psichico. Se invece le oscillazioni, immaginate una curva sinusoidale, le oscillazioni sono abbastanza ridotte, vuol dire che questa è la normalità, perché tutti noi abbiamo dei momenti di oscillazione sull'umore durante la giornata, durante la settimana, eccetera. Una giovane donna non molto tempo fa mi diceva che c'era un momento in cui si sentiva benissimo, senza problemi, padrona del mondo, e un istante dopo cadeva in una disperazione così profonda da desiderare soltanto la morte. Senza un motivo apparente, senza che ci fosse qualcosa di concretamente scatenante questa situazione, come se ci fossero in lei due persone diverse e separate tra loro. I colleghi psichiatri dicono che l'incidenza del disturbo bipolare è in aumento, mentre altre patologie gravi come la psicosi e le schizofrenie sono in diminuzione. Io credo che sia anche cambiata l'attenzione e il modo di vedere i sintomi e di osservare le loro manifestazioni cliniche. Sicuramente le manifestazioni del disagio psichico e della sofferenza mentale cambiano con il cambiare della cultura e della società. La follia in antichità era più legata al sacro, alla voce del divino, del daimon, che va ascoltata e interpretata. Nel Medioevo la follia era vista come la rappresentazione del demonio. Bisognava liberare la persona posseduta con gli esorcismi o robe. Nel Settecento in poi la follia inizia a essere considerata una malattia. D'altra parte, anche la psicofarmacologia in questi ultimi 20 anni ha fatto dei grandi passi avanti nel trattamento del disagio. Io sono uno psicoterapeuta, quindi per definizione non sono un grande appassionato o sostenitore della diagnosi di farmaci, ma con l'esperienza mi sono persuaso che affiancare il farmaco alla psicoterapia è utile soprattutto per le patologie più severe come il disturbo bipolare. Veniamo ora al libro di stasera. Accennavo poco fa al caso di Dora. Chi di voi ha letto i casi clinici di Freud avrà notato che i casi clinici si leggono come se fossero un racconto, delle storie. Io stasera proverò a fare il contrario, cioè di leggere il romanzo come fosse un caso clinico. La moglie bugiarda è un romanzo giallo, un thriller come si dice, dove l'intreccio narrativo cerca di nascondere il colpevole che ovviamente si scopre solo alla fine. Anche nel nostro mondo interno, nella nostra stessa interiorità psicologica è misteriosa e potenzialmente pericolosa. Semplificando molto, potremmo dire che lo psicoterapeuta ha il difficile compito di investigare e chiarire i motivi del disagio. Cosa si nasconde dietro la sofferenza psicologica? Un compito che compete ad ognuno di noi, perché alla fine c'è una sofferenza, una violenza nella vita che non possiamo mai del tutto eliminare. Vediamo così il lavoro dello psicologo come una specie particolare di investigazione, simile al lavoro di Dylan Dove. Conoscete quel personaggio dei fumetti, il detective dell'occulto, l'indagatore dell'incubo, perché lui è più vicino a quello che dirò tra poco, cioè del nostro rapporto
con l'invisibile e con l'inconscio. Nella storia di questi investigatori, i fantasmi, i mostri della notte, che restano nella storia sempre un po' sospesi tra la vita reale e il sogno, escono dai sogni, dagli incubi, prendono corpo e entrano spaventosamente nella realtà del giorno. Sono convinto che, la nostra salute mentale, il nostro benessere psicologico, abbia a che fare con due principi di fondo, secondo me. Il rapporto con l'invisibile, cioè con il nostro mondo interno, dove gli aspetti inconsci orientano le nostre attese, i nostri comportamenti, e il rapporto con la realtà. Tenete presente che il rapporto con la realtà non è così scontato, per molte ragioni è impegnativo e difficile. Freud stesso, in uno dei suoi migliori saggi, a mio avviso, che si intitola Precisazioni sui due principi del cadere psichico del 1911, dice che ci allontaniamo, ci isoliamo dalla realtà perché la troviamo nel suo insieme o in una parte insopportabile. La difficoltà e l'instabilità del contatto con il reale lo si vede bene in Dana, la protagonista del romanzo, che dubita delle sue stesse percezioni e a volte è sconnessa e separata dal mondo esterno. Il rapporto con la realtà presuppone un lavoro, un coraggio e una fatica continui, una vigilanza, perché incombe sempre su di noi la possibilità di un fraintendimento, se non la perdita di aspetti più o meno importanti della realtà stessa. Il serio problema psicologico è che insieme alla realtà si perdono parti dell'io, indebolendo così la nostra personalità. Il vissuto traumatico interferisce nella relazione con la realtà. Diversi sono i traumi vissuti dalla protagonista del romanzo, quello recente che avvia la narrazione, l'omicidio dell'amica, la morte e il suicidio del padre e alla fine il tradimento del marito. Ci sono delle situazioni, dei pericoli a cui non si può scappare, né psicologicamente né fisicamente, che si devono subire. Allora ci allontaniamo dal corpo, dalla mente, per non sentire. In termini psicologici dissociamo l'esperienza dalla nostra mente, dalla nostra memoria, come se non fosse mai accaduta. Purtroppo, però, il trauma da qualche parte rimane, condizionando le nostre relazioni, la nostra capacità di amare, la vita stessa. La dissociazione e la negazione sono le difese che la nostra mente attiva per fronteggiare un'esperienza insopportabile, non elaborabile per la mente. Spesso è il corpo che deve farsi carico della dissociazione psichica, portare la croce del dolore, perché è con il corpo che viviamo la realtà. Il mondo arriva alla mente attraverso le sensazioni del corpo, e se la realtà è pericolosa, anche le sensazioni, il sentire, diventa pericoloso. Il corpo stesso, con i suoi bisogni, i suoi desideri, diventa anche lui pericoloso. Alcuni esiti del trauma potremmo vederli in questo racconto. C'è nella protagonista Dana una tensione, una vigilanza continua, alterazioni dello stato di coscienza, a cui si accompagna un senso di realtà e una profonda sfiducia nelle relazioni intime. Soffre di un lutto non risolto, del lutto non risolto del padre, descritto come una persona fredda e incapace d'amare. È una considerazione triste e amara quando dice che è stato meglio avere un padre freddo e distante. Più dolorosa sarebbe stata la sua perdita se il padre invece fosse stata una persona buona. Questo pensiero potrebbe essere di consolazione, ma purtroppo non succede così. Più rancore, delusione e conflitto ci sono verso le persone che perdiamo, più difficile è elaborare la loro perdita, il lutto. Altro elemento per me importante, al fine della mia riflessione, è quando Dana pensa che la sua follia sia ereditata dal padre, e la follia del padre le correva nelle vene.
L'ereditarietà genetica è sicuramente molto importante, molte cose le ereditiamo dai genitori, dai nonni. Per fortuna non solo ereditiamo le cose negative, ma anche quelle buone. L'ereditarietà, nel caso della patologia psichica, può rimanere allo stato potenziale. La sua manifestazione dipende dalle circostanze, io penso anche dalla sfortuna e dal destino. Il pensiero di Dana, anche la sua follia ereditaria, lo si può vedere anche nel tenero tentativo di recuperare un legame affettuoso con la figura del padre, giustificando la sua aridità e la sua freddezza emotiva come fosse vittima di un destino di cui lui non era responsabile. Ma è allo stesso tempo, insieme, l'idea di essere condannati, legati per sempre e senza speranza a una vita difficile e infelice. Dana pensava che con il poeta avesse potuto riscattare questo destino, di poter essere finalmente se stessa fuori dalla maledizione paterna, direi anche dall'influenza della madre che ha attribuito la sua crisi psichica alla relazione con il poeta. C'è anche del vero in quello che dice la madre, probabilmente il rapporto con il poeta poteva rappresentare un cambiamento troppo trasformativo da attraversare. Dana non è riuscita a sostenere l'incontro con un'intimità mai sperimentata prima, sconosciuta e pericolosa, come se non avesse potuto leggere l'incontro drammatico con un sangue. Ma rimpiangendo sempre dentro di sé la parte poetica che ha gettato al vento con i suoi manoscritti prima del tentato suicidio, non sai che non ha potuto nascere, così come alla fine ha sposato un uomo ordinario, inaffidabile, con cui si parla solo di lavoro, ma ricordando sempre e cercando continuamente il poeta. A volte le sembrava di vederlo senza mai trovarlo, come cerca e non trova mai quella parte di sé perduta e irraggiungibile. Però alla fine del romanzo, quando il giallo si è sciolto, il colpevole è scoperto, Dana riprende in mano la sua vita con uno slancio e una fiducia ritrovata, imbianca la casa, come se restaurasse, ripulisse il sé vecchio con un nuovo sé che si apre anche a un nuovo amore.